Salve a tutti. Stasera lavoriamo su un Long Fade T8. Vano batteria, componenti, relativi cablaggi e tensioni. Partiamo dall'inizio. Allora, la maggior parte dei monopattini ha solo 8 viti, 4 e 4, questo ne ha 10, 12, altre 2 e 2 qui. Per smontare la pedana, non è incollata, viene su sfilandola dal davanti. Un bel groviglietto di fili, partiamo in ordine. Questo motore anteriore con le sue tre fasi. Fuori tutto, così facciamo prima. Brutto sistema di coperchio. Allora, questo filo qui sarebbe la seconda carica della batteria, visto che ne è uno solo di connettore esterno. Questi sono i cablaggi delle luci che di regola dovrebbe essere questo per gli stop, che ora andiamo subito a controllare. Vedete, lampeggia. Se io stacco questi non lampeggia più. Perciò questo è il sensore del lampeggio dei freni, rosa bianco dalla centralina. Questa la seconda, che dovrebbe essere la slave, che qua dice A, perciò la slave. E questo, accendiamo le luci, se io lo stacco si spengono le luci, che viene dalla centralina madre ed è filo blu e rosso. Comunque avete il connettore uguale. Ora, visto che volevo vedere a quanto girano sti LED, quanta corrente danno. Allora, visto che questa qua è una luce, sicuramente di lì uscirà il voltaggio della batteria. Qua abbiamo staccato uno, lo attacchiamo qua, 11,5, perciò le lucine sono a 12 volt. Vediamo, se anche gli stop
sono. Gli stop fanno massimo, aspettate che li metto a 20. Gli stop. Lavoro dal contrario però. Massimo 8. 8, sì. C'è una marea di cavi staccati, spinotti staccati. Di capire, allora questo qua come ho detto è il filo del motore anteriore, questo qui rosso e nero che arriva qua, facciamolo passare qua sotto, che arriva dalla centralina madre. Facile che sia il sensore del freno, esatto, questo qua è il sensore che arriva dai freni ed è il secondo che si è capito cos'è. Questo unito qua così, che arriva anche qua, è il filo del devio luci che fa luci clacson. E va a connettersi con un connettore filo singolo a nero e rosa della rosa, vabbè, della centralina secondaria. Questo che poi c'è l'XT90 come connettore, lo facciamo passare sopra, che sarebbe l'alimentazione della centralina secondaria, la slave. Quindi almeno qua abbiamo tutto tamarasma di cavi. Questo qua è l'ultimo cavo, che non ho ancora spiegato cos'è,
questo qui è il cavo di unione. Questo qua è un filo marrone e nero inutilizzato. Questo è il cavo di unione fra le due centraline, che arriva in questo e va ad attaccarsi al filo principale, che avrebbe questi tre filini azzurri e viene messo qua. Poi il filo bianco con il filo verde della centralina secondaria, poi abbiamo un azzurro e bianco che arriva dal quadrante inutilizzato. Qua abbiamo il marrone che va attaccato al blu del filo del devialuci, un verde singolo che va attaccato al verde singolo del devialuci, delle luci, scusate, errore, marrone sul blu delle luci e verde sul verde delle luci, l'azzurro, ve l'ho detto prima, arancione sul bianco della centralina primaria, giallo su questo connettore a tre che fa giallo, arancione, nero, poi questo qua che fa fucsia, rosa e sembra giallo, su questo qua, su questo connettore che esce dalla centralina madre con rosso, verde e nero. E ora siamo all'ultimo, che è sempre dalla centralina madre, rosso e nero su rosso e rosa, anche dalla centralina madre filo marrone come qua inutilizzati, ma penso che poi servano per metterli insieme per fare spenso il centraggio delle ruote come sul boy. Poi c'è questo spinotto qua che è inutilizzato dalla centralina madre, quest'altro spinotto qua a due inutilizzato dalla centralina madre, questo qua come ho detto prima che è quello del freno. Poi ce n'è uno rosso della centralina madre inutilizzato, anche quello. Poi ce n'è uno viola che è attaccato fra di loro e un altro rosso inutilizzato. Di regola dovrei averveli detti tutti i fili. Purtroppo fanno abbastanza angoscia. E spero di esservi stato utile. Ora divertiamoci a risistemare di nuovo tutto qua dentro. Qua altri fili, no, c'è un quarto filo che me lo sono dimenticato, che è questo. Ah, sì, che scemo, questo qua non è un filo ma è il tubo del freno, dell'olio dei freni. Ok, fino a qua ci siamo arrivati. Grazie per seguirmi, al prossimo video.